Bene, allora adesso tra poco inizierò a farvi delle sequenze di yoga, cioè cosa si, non di yoga, scusate, l'ho sbagliato a parlare, delle sequenze di asana, no? Ma per farle assolutamente è fondamentale una cosa, la presenza di ossigeno nel corpo. Se voi non avete l'ossigeno base, tutte le cose che fate sono come la maggior parte dei libri che leggete, cioè li leggete ma non avete, non, praticamente vi lasciano solo l'aroma, diciamo così, della potenzialità che magari vuole farvi trasparire l'autore, ma non entrate mai nel fondo, non entrate mai nel vivo delle posizioni. Perciò la prima cosa importante è assolutamente aumentare la capacità di introdurre ossigeno nel corpo. Questa qua è una pratica molto importante, ma importantissima, fatela perché guardate che è un regalo che non, nessuno può offrirvi un regalo maggiore. Ecco, allora guardate. La cosa che dovrete fare è fattibile per tutti. Io ho messo Marilu qui distesa, appunto perché può essere che le prime volte che fate questo tipo di respiri vi giri la testa, da tanto vigorosa che è. È importantissimo che sia vigorosa, vigorosa, ma vigorosa non vuol dire così, così, vuol dire questo. Cioè, dovete cercare di coinvolgere la maggior parte dei muscoli addominali e polmonari possibili, possibili, e diaframma, costole, qualsiasi cosa, dovete spremere tutto. Adesso non state a guardare, ma faccio così, ma faccio colà. Cercate di respirare, perché tra l'altro in questo momento avere una capienza di polmoni più grande di quello che si ha di solito è qualcosa veramente di importantissimo. Perciò adesso la Marilu che cosa farà? Metterà la mano destra sopra la pancia e la mano sinistra sopra il petto. Perfetto, starà attenta con la mano sinistra di non sollevare troppo il petto. È la destra questa, vero? Bene, allora con la mano destra starà attenta, non ha importanza, la mano destra starà attenta di non sollevare troppo il petto, ma darà molta importanza invece a questa mano, alla mano sinistra. Perciò tu adesso, Marilu, dovrai fare 30 respiri, ti dirò io il ritmo. Ogni volta che ti dirò di respirare dovrai gonfiare la pancia, perciò sollevare la mano, e quando ti dico di espirare dovrai tirare dentro la mano. Una volta finite le 30 respirazioni dovrai trattenere l'aria in una ritenzione passiva. Cosa significa? Che porto fuori l'aria e trattengo l'aria, non devo respirare, e devi mantenere questa posizione per almeno 30 secondi, o per almeno le prime volte che lo fai, quello che ti è possibile. Dopodiché ripartiremo con un'altra serie di respiri, rifaremo la ritenzione di respiro per altri 30 secondi, dopodiché farai due respiri vigorosi e con l'ultimo respiro, che sarà il terzo, dovrai trattenere l'aria in maniera positiva. Che cosa significa? Inspiro, trattengo, ma adesso andiamo subito a fare. Allora, in, es. Brava, con la bocca. In, es. In, es. In, es. In, es,
Trattieni. Trattieni, trattieni, rilassa le spalle. Quando non ce la fai più devi proprio buttare fuori l'aria come un cannone. Questa è già un'ottima capacità polmonare, non è male, non è male. Bene.